di Casalin, dove loro ultimamente, come sapete ben quasi tutti quanti, siamo stati presenti alla marcia che ci ha portato alla manifestazione per riattivare e per cercare di prolungare quello che è l'accordo con la prefettura e la polizia di Stato. Però farei parlare direttamente a Peppe, che è lui che si occupa di questo. Buonasera a tutti, è un grandissimo piacere incontrarci in questo modo per rappresentare i nostri territori che per molto tempo sono stati indicati come in modo molto negativo, e che il nostro movimento e l'attivismo deve colmare e deve dare, secondo la nostra opinione, deve mostrare l'altra parte dei cittadini, cioè quei cittadini che lavorano e non protestano, quei cittadini che vanno in giro per l'Italia subendo delle umiliazioni continue, quei cittadini che sono nel campo edilizio, sono il fiore all'occhiello dell'imprenditoria italiana, vanno in giro per l'Italia ma non possono e non riescono ad essere valorizzati per quello che fanno. Quindi stasera insieme tutti quanti stiamo cercando di trovare delle sinergie che possano essere visibili da tutti e che possa ridare a questo popolo la voglia del cambiamento. Trovare anche una piattaforma di concretezza su tre, per quello che mi riguarda, su tre argomenti che sono la madre di tutte le battaglie, cioè il lavoro, l'ambientalismo l'impegno civile su alcuni temi di sicurezza e su alcuni temi di legalità. Il Movimento 5 Stelle di Casa Pesenna, di Casal di Principe e di San Cipriano di recente hanno affrontato uno di questi tre argomenti che ritengo fondamentali. Abbiamo, insieme a tutte le associazioni del territorio, abbiamo voluto tirare fuori da questa coalizione di governo che da un lato taglia i costi della sicurezza ai cittadini e dall'altro lato viene a fare le manifestazioni. Cioè noi, il Movimento 5 Stelle, li vuole stanare a questa gente, e già abbiamo avuto una prova molto forte della senatrice Vilma Moronese, la quale ha nello stupore generale di questi partiti di governo che hanno chinato gli occhi di fronte a una brillante iniziativa dei cittadini e lo hanno fatto in modo pubblico nelle trasmissioni, però noi e questo è il modo per poter rappresentare il nostro territorio. Noi dobbiamo costruire dei fatti concreti, dei progetti veri e propri, per poterli mettere all'attenzione della politica nazionale, perché noi non abbiamo nulla a che vedere con i disastri che ci sono passati sopra. Noi vogliamo dare al nostro popolo la dignità che si merita. Io, per quanto poi attiene, concludo, per quanto poi attiene ai gruppi di lavori che dovrebbero nascere da questo tavolo, mi unirò certamente con gli amici di Parete per il rifiuti zero, perché questo macro problema è un contenitore dove trovare lavoro, di trovare una risposta concreta ai disastri, la bandiera su questi temi la deve mettere l'Agra Versano, perché l'Agra Versano sta subendo sulla propria pelle
un martirio che non lo vuole finire, non vuole finire di prenderci, e noi con la nostra lotta, con la nostra l'ecoattivismo dobbiamo dimostrare all'Italia, a noi stessi, di essere capaci di mettere noi la prima bandiera, la bandiera la dobbiamo mettere noi. Grazie. Grazie Peppe, e ha parlato Peppe per Casapesenna e ha spiegato anche un po' quello che è stato in questi giorni l'attività parlamentare della nostra senatrice, che ha presentato un'interrogazione parlamentare proprio contro la chiusura del posto di polizia fisso per Casapesenna. C'è stata una bella manifestazione, ha avuto anche a livello mediatico una bella risposta. Per quanto riguarda, mi allaccio un po' a quello che è la macro area che interessa soprattutto questo ambiente, soprattutto la